Grottola Michele, Sperduto Donato, Pierri Michele, De Carlo Donato, Bochicchio Rocco, Ricigliano Sergio, Pascale Donatella, Carlucci Raffaella, Bencivenga Mario, Carriero Vitantonio, Masi Gianmario, Faruolo Vittorio, Carnevale Giovanni. Ok. Allora, passiamo alla lettura del primo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione verbale delle sedute precedenti del numero 4 e numero 16 del 12 aprile 2019. Nessuna annotazione, nessun intervento? Il sindaco, prego. Presidente, se possiamo sospendere 10 minuti in attesa che si sistema la diretta. Perfetto, tanto i lavori sono cominciati in ogni caso in tempo utile. Allora, favorevoli? Favorevoli. Tutti i presenti. Per l'immediata esecutività. Per l'immediata esecutività, favorevoli? Allora, dopo l'interruzione, stiamo dicendo lettura e approvazione verbale della seduta precedente del numero 4 al 16 del 12 aprile 2019. Ci sono interventi? No? Passiamo all'approvazione. Allora, favorevoli? Tutti all'unanimità. Per l'immediata esecutività, pure. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? Poi ci siamo, non si è spostato nessuno. Andiamo per scontato che ci siamo tutti. È la realtà, è la realtà. Se no, un attimo che la dottoressa sta verbalizzando. Possiamo andare avanti? Sì. Allora abbiamo votato per l'approvazione del primo punto, per l'immediata esecutività. Avete preso? Sì. A posto. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, rinvio adozione contabilità economico-patrimoniale all'esercizio finanziario 2019. Prego, illustra il ragioniere. Allora, per... Allora, questo punto all'ordine del giorno c'è da fare una precisazione, perché nella commissione Arconet con nella conferenza Stato Città fatto con i rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali del 1 aprile 2019 avevano preso l'impegno di rinviare l'approvazione della contabilità economico-patrimoniale in un decreto legge di prossima emanazione. Eravamo all'inizio di aprile, il 23 è stato convocato il Consiglio dei Ministri, il cosiddetto decreto crescita, dove dovevano inserire una serie di provvedimenti collaterali oltre a quelli principali per cui era stato convocato il Consiglio dei Ministri. Solo che, come sappiamo, il decreto crescita è stato sospeso per la questione del Salva Roma. Quindi questa norma legalmente di differimento della contabilità economico-patrimoniale non è stata ancora emanata. Il 24 aprile si è riunita di nuovo la conferenza Stato-Città, dove il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso un comunicato dicendo che
È impegno da parte del Ministero e del Governo di rinviare la contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni, solo che la proroga verrà formalizzata dopo il 30 aprile e ha dato disposizione ai prefetti di non considerare temporaneamente per 30 giorni questo stato di cose. Quindi il 24 con il revisore noi abbiamo fatto l'elaborazione della contabilità economico-patrimoniale. Abbiamo presentato poi i risultati, quindi oggi noi legalmente non possiamo approvare il rinvio, dobbiamo approvare la contabilità economico-patrimoniale in base agli elementi che avevamo a disposizione, quindi è un'approvazione parziale che poi nel corso dell'anno verrà migliorata, anche perché dato che si parlava di proroga, quindi non abbiamo affrontato correttamente il problema. In questi ultimi giorni che l'abbiamo affrontato ci siamo resi conto che è stata fatta una cosa mostruosa rispetto a quello di cui si parlava, perché si parlava di un semplice passaggio dal sistema 267 al 118, però hanno complicato talmente le cose che necessariamente dobbiamo rivedere un po' tutta la situazione del nostro patrimonio comunale e procedere a tutta una serie di rettifiche che adesso abbiamo fatto in maniera parziale. E quindi, segretario, noi dobbiamo cambiare l'ordine del giorno, cioè nel senso che l'ordine del giorno è rinvio, però noi intanto approviamo, sulla base degli elementi che abbiamo, approviamo lo stato patrimoniale e il conto economico, sulla base dei dati che avevamo in precedenza, però sono stati riclassificati. Tutto qua. Scusami ragioniere, quindi noi adesso che cosa andiamo ad approvare? In forma parziale i dati che abbiamo? Sì. E quindi durante il corso dell'anno successivamente verranno rettificate tutte i nuovi dati? Riconsiderate tutto. Viene riconsiderato un po' il tutto, quindi adesso approviamo parzialmente, buona sostanza. Vabbè, grazie. Ci sono altri interventi? Prossimo consiglio approva, bene. Allora, chi vota a favore del punto? 7. Astenuti? 1. Per l'immediata esecutività? A favore? 7. Astenuti? 1. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto di gestione di esercizio finanziario 2018. Allora, relativamente a questo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018, c'è da dire che nel corso dell'anno noi abbiamo proseguito l'opera di cercare di mantenimento della situazione in precedenza, perché non ci sono stati trasferimenti significativi dalla Regione, anzi non c'è stato nessun trasferimento, non è partita nessuna opera pubblica. Abbiamo cercato di chiudere, abbiamo chiuso le opere, le poche opere che avevamo iniziato nell'anno 2016-17, abbiamo eseguito i pagamenti e aspettiamo pure qualche trasferimento dalla Regione. Quindi è stato un anno che in difensiva, anche perché i trasferimenti rispetto all'anno 2017 si sono ridotti, i trasferimenti statali, quelli regionali non è arrivato niente, quelli correnti hanno leggermente ridotto, ma di pochissimo. Quindi in buona sostanza è stato un anno in stand by, nel senso che è stato fatto solo il necessario con le poche risorse che avevamo. La cosa positiva è che non siamo andati in anticipazione di cassa, quindi abbiamo eseguito regolarmente i pagamenti entro 10-15 giorni dal ricevimento delle fatture senza andare in anticipazione. Quindi questo è anche un grande risultato.
diciamo, il pagamento di tutti i fornitori alle scadenze previste. Quindi grosse cose non sono state fatte. Poi, se volete chiedere qualcosa del preciso, sono qua. Quindi ragioni adesso con le anticipazioni, come siamo? Come siamo messi? Sono questo è il terzo anno che non utilizziamo l'anticipazione di cassa. Noi facciamo sempre la richiesta, però fortunatamente non l'abbiamo utilizzata. Quindi questo è il terzo anno che le anticipazioni di cassa non li stiamo utilizzando. Sì. Bene, grazie. Prego. Ragioni, volevo sapere se si ricorda le spese per gli amministratori degli anni precedenti e in questi 5 anni quanto abbiamo risparmiato? Questo mi pare che l'abbiamo affrontato pure nell'altro consiglio. Questo è il consuntivo, quindi un dato un po' più preciso, perché noi siamo a fine legislatura, quindi per... Durante questa legislatura diciamo che i pagamenti annuali sono stati intorno ai circa 300 euro all'anno, perché sono stati pochi. Irrisori. Invece nelle legislature precedenti, come già abbiamo detto, c'è una media di intorno ai 8-9 mila euro si spendeva all'anno. All'anno, quindi in 5 anni... abbiamo risparmiato intorno ai 40-50 mila euro. Sì, sì. Va bene, grazie. No, intorno ai 9 mila euro circa. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'approvazione del punto? 7. Chi si astiene? 1. L'immediata esecutività. Come prima, favorevoli 7, astenuti 1. Allora, quarto punto all'ordine del giorno, abbiamo un'interrogazione del consigliere Bencivenga, risposta scritta e orale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta. Essendo assente il proponente, non si discute, decade. Allora, grazie a tutti per il lavoro svolto non solo oggi, ma in tutti questi 5 anni. Non so se il sindaco vuole aggiungere qualcosa. Grazie Presidente, grazie soprattutto all'intero consiglio, ai dipendenti, ai segretari comunali che si sono susseguiti in questi anni. Spero che il prossimo consiglio comunale, che sarà eletto dai nostri concittadini, possa essere all'altezza delle problematiche e di quello che si aspettano appunto i nostri cittadini. Noi, per quanto ci riguarda, ce la metteremo tutta affinché ci sia il massimo dell'attenzione alla nostra comunità. E soprattutto un grazie di cuore va veramente a tutti i dipendenti comunali che con diligenza e con passione hanno svolto le loro mansioni in questi anni. Un grazie di cuore veramente e un grazie soprattutto ai consiglieri maggioranza e minoranza che nella giusta dialettica che c'è tra le varie parti ci abbiamo portato questa consigliatura a compimento. Un arrivederci ragioni a qui al mese di giugno, quando ci sarà il nuovo insediamento, speriamo bene da parte nostra, ma dobbiamo con grande umiltà, voglio dire, rispettare la volontà popolare. Grazie di cuore. Funziona, sì. Gianmario Masi. Anche io volevo salutare l'intero Consiglio Comunale per questa esperienza, per me positiva, che anche dai banchi dell'opposizione si è potuto imparare tanto, già come funziona la macchina amministrativa è importante. Poi vi saluto anche a nome dei consiglieri Carriera, Farola e Carnevale che sono assenti oggi. E un in bocca al lupo a tutti, ma soprattutto alla comunità di San Fele. E
ringraziamento personale al Presidente, che stimo e ho avuto l'esperienza di fare il Vicepresidente insieme a lui. Grazie e buon lavoro. Donato De Carlo, io innanzitutto volevo ringraziare tutto il Consiglio, sia di maggioranza che di opposizione, che in questi 5 anni sono stati degli anni faticosi, però rispettosi l'uno dell'altro. Abbiamo preso veramente a cuore i problemi della popolazione, cercando di fare quello che era nelle nostre possibilità, senza illudere nessuno, sia la comunità che le istituzioni e tutto il Consiglio Comunale. Quindi penso che è stata una bella esperienza che ci ha portato ad imparare di più, ma soprattutto in questi anni ho visto una giunta unita veramente nelle problematiche, non nelle famose lotte di quartiere. Quindi abbiamo dato, secondo me, una risposta decisa alla comunità per quel poco che si poteva fare. Un grazie veramente a tutti e a tutti i dipendenti comunali. Grazie. E in bocca al lupo a tutti.